Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e questo è un nuovo video extra in cui andremo a scoprire insieme un nuovo Farming Stuff Pack del Logical Sims. E sì, ragazzi, sono tornato con una delle mie recensioni. Ormai sta diventando una rubrica fissa sul mio canale. Ve la sto portando spessissimo. Infatti, 2 settimane fa vi ho portato la recensione di uno Stuff Pack creato da Simsy45. Mentre oggi torniamo del Logical Sims, creatore che abbiamo già visto abbondantemente sul canale. E effettivamente, ormai abbiamo capito che il suo stile è proprio il moderno. Infatti, tutti i suoi pack sono in stile moderno, effettivamente. Infatti, se non li avete visti, vi lascio nella i delle schede, nella playlist di video extra. Ma comunque, abbiamo già visto insieme Minimalist Bedroom Stuff e Contemporary Living. Uno stuff dedicato al salotto e uno alla camera da letto. Però, comunque, erano tutti e due degli stuff a tema moderno. E anche quello che vedremo oggi è in stile moderno. Però, questo stuff è un po' più generico. Infatti, lo dice già il nome: Modern Housewares, cioè articoli per la casa moderni. In questo stuff abbiamo oggetti di tutti i tipi: abbiamo oggetti per la cucina, oggetti per il salotto, oggetti per la camera da letto, oggetti per lo studio. Insomma, abbiamo veramente un po' di tutto. E quello che già ho adocchiato in queste immagini sono i quadretti, perché io adoro i quadretti di Logical Sims, sono veramente bellissimi. E poi se ne esce sempre con qualche idea incredibile. Infatti è un creatore che io apprezzo veramente tanto, anche più di Sims 45. Devo dire la verità, il suo stile mi piace veramente tanto. Infatti oggi vedremo un pochettino questi oggetti come sono, e se mi piacciono effettivamente tanto, magari potrei fare uno speed build in cui creo una casa moderna con gli oggetti dei suoi 3 stuff che abbiamo visto sul canale. Sarebbe una cosa davvero molto interessante, perché comunque con gli oggetti che aggiunge si può creare una casa completa. Quindi vedremo un pochettino cosa aggiunge questo stuff e poi magari vedrò di fare anche uno speed build in cui utilizzo tutti i suoi oggetti. Poi fatemi sapere ovviamente se questa idea vi piace qui giù nei commenti. Allora, quello che dobbiamo fare ovviamente è scaricare il pack. Ma prima di scaricare il pack vi faccio vedere un attimino questo concept, se così lo possiamo chiamare, questa copertina che lui ha creato per lo stuff. E lui non crea i trailer effettivamente, ma crea questi concept che sono bellissimi, veramente. Sembra uno stuff pack di The Sims 4 reale, ha fatto anche di concina che è fatta a forma di bancone da cucina. E veramente sono bellissimi. Anche guardate i Sim come sembrano, con la pelle liscia, carini, cioè veramente sono troppo belli questi Sim. Però ok, dai, io direi di andare a scaricare immediatamente lo stuff. E come sempre, come per ogni stuff di Logical Sims, basta andare giù nel suo articolo, che poi vi lascio sempre giù in descrizione come faccio sempre. Abbiamo i link SFS download merged oppure separated zip, cioè possiamo scaricare lo stuff pack con un file unico oppure in un file zip dove sono presenti tutti gli oggetti separati. Io ovviamente scaricherò il file merged per fare una cosa un pochettino più veloce. Poi magari se c'è qualche oggetto in particolare che mi piace, scaricherò il file, i file separati, e poi metterò solamente quelli che mi piacciono. Perfetto, scarichiamo. Ovviamente premiamo su download. Adesso il file si è scaricato, quindi non mi resta altro che mettere il file nella cartella mod, così vediamo tutti gli oggetti direttamente nel gioco. Ed eccoci qua in gioco per preparare tutti questi articoli per la casa moderni. Come vedete qua dalla lista delle mod abbiamo anche il file di Logical Sims, eccolo qua. Quindi possiamo subito andare a vedere i nuovi oggetti aggiunti con questo fan-made stuff pack. Mettiamo immediatamente il filtro per il contenuto personalizzato, e questa volta gli oggetti li vedremo a Brindleton Bay. Sì, oggi mi andavo a Brindleton Bay. Come vedete vi metto questo sfondo marino, mi piace un sacco. Quindi oggi Brindleton Bay per cambiare. Allora, ecco qui tutti gli oggetti aggiunti con Modern Housewares. E devo dire che sembrano veramente tanti, sicuramente di più di Happy Holiday Stuff, cioè l'ultimo stuff che abbiamo visto sul canale. Allora, io direi di partire. Partiamo dal letto. Allora, abbiamo un letto matrimoniale. Penso che i colori siano sempre più o meno gli stessi ripetuti per tutti gli oggetti, come fa sempre effettivamente. Sì. Ok, abbiamo questi colori: blu, rosso, nero. Beh, comunque tutti colori moderni, effettivamente, non colori strani. Abbiamo anche la poltrona. Una poltroncina che abbiamo in tutti i colori possibili ed immaginabili per creare i nostri bellissimi salotti. Abbiamo una sedia. Vabbè, questa è scomodissima. Sarà carina da vedersi, ma mamma mia, chi si deve sedere qui è proprio, mamma mia, una tortura. Io non mi siederei mai su queste sedie, una cosa che odio. Cioè, dove le metti le gambe? Mamma mia, vabbè. A parte questo sono belle. Comunque sono in stile moderno, anche queste, tutte nei vari colori che ha anche il letto. Quindi sicuramente tutti gli oggetti hanno questi colori ripetuti all'infinito. Vediamo un pochettino anche gli sgabelli. Abbiamo
capelli sempre con gli stessi ed identici colori, così tutto si può abbinare. Poi abbiamo il divano a tre posti, quindi la versione a tre posti del divano, ok, sempre con gli stessi colori delle poltrone, questo è ovvio. E poi abbiamo il divano a due posti, quindi un divano più piccolino. Io ovviamente utilizzerei il divano e le poltrone per fare un salottino così. Dopo i divani direi di andare avanti con gli oggetti, nel frattempo ho anche messo un muro. Comunque abbiamo i banconi per la cucina, vediamo un pochettino come sono. Allora, sembrano interessanti. Abbiamo, vabbè, sempre gli stessi colori che abbiamo per il letto, per gli sgabelli, sempre gli stessi. Tutti questi colori diversi. Abbiamo anche il bancone in formato isola. Vediamo un pochettino se i formati sono tutti giusti. Sì, sembra che non ci siano particolari bug. Comunque ci sono tutti i formati, da quel che vedo. O no? Questo c'è? Sì, angolo esterno. Ah, guardate, l'angolo esterno è fortissimo così. L'angolo esterno. Ok, abbiamo quindi tutti i formati di bancone. Ovviamente tutti, sempre con colori diversi. Anche questo è molto interessante, soprattutto questa lastra laterale, mi piace, qualcosa di diverso, non si è mai visto effettivamente in The Sims. E vediamo anche un pochettino gli armadietti, abbiamo vari formati. Ok, abbiamo anche il formato così, abbiamo anche questo qua finale. No, questo non lo vedo, che succede? Mi sa che questo manca. Aia, no, mi sa che questo non c'è. Ai ai ai, questo è un difetto, non c'è il pezzo. Vediamo un pochettino anche se c'è l'angolo. Sì, l'angolo c'è. Vediamo se c'è questo. No, questo nemmeno c'è. Ok, quindi i due pezzi finali mancano. Le estremità non le ha fatte il nostro Illogical Sims. Strano. Mentre per quello lì lungo abbiamo questo formato così. Ok. I colori, non c'è nemmeno più bisogno di dirlo quali sono. E andiamo avanti. Abbiamo un tavolo per pranzare, un tavolo da pranzo che va benissimo con le sedie, queste qui scomodissime. Che poi in realtà anche il tavolo è scomodo, guardate, c'è questo pezzo con cui vanno a scontrarsi le gambe. Cioè le gambe tu dove le metti? Ecco, precisamente dove le dovresti mettere. Abbiamo anche un altro tavolo da pranzo, questa volta però con una parte in vetro centrale. Questo ha forse più sfumature, però comunque sempre dei soliti colori. Anche qui possiamo aggiungere le varie sedie che stanno benissimo con questo stile. E poi cosa abbiamo? Abbiamo un tavolino, vabbè, di quelli là per esempio che io utilizzo in salotto con le piantine. A questo punto vediamo anche le piantine che ha aggiunto, cioè The Lone Wolf. Ok, queste qui sono semplicemente delle versioni un po' modificate delle piantine già presenti nel gioco. Guardate, possiamo mettere le piantine qui, tutte così, devo dire, mi piace. Ok, quindi un tavolino effettivamente da decorazione, soprattutto. Poi abbiamo un altro tavolino, questo qui io di solito lo metto nei salotti. Ecco qui, perfetto, qua sta benissimo. Quindi un tavolino, carino, carino, carino. Poi abbiamo un altro tavolino che potrebbe anche essere un comodino effettivamente. Possono essere sia comodini sia tavolini, visto che sono fatti di questa dimensione. Quindi sono multiuso effettivamente. E poi ne abbiamo un altro, un coffee table. Quindi anche questo può essere sia un comodino sia un tavolino effettivamente da caffè. E questo qui è particolare perché come vedete ha sempre questo design diverso, anche con i libri. E anche questo mi piace molto, anche i libri mi piace. Abbiamo anche la versione grande, che è sempre un tavolino da caffè, non è una scrivania. Quindi un tavolino da caffè in versione un pochettino più grande. Magari ci possiamo mettere uno stereo che è un po' più ingombrante. Poi abbiamo le mensole, le mensole a L, queste sono geniali, guardate, posso fare le varie composizioni, posso metterle come voglio io, queste mi piacciono tanto, belle belle belle, anche a mettere così, belle, posso fare varie decorazioni come voglio io. Ovviamente poi penso che le piantine ci possono andare tranquillamente, sì, infatti, posso mettere tutte le varie piantine e creare delle belle composizioni moderne. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Mettiamo magari un colore che non fa difetto perché così sembrano buggate, ma in realtà non lo sono. Poi abbiamo un mobiletto con un lavandino incorporato. Questo qui va benissimo ovviamente per la cucina, ma anche per il bagno. Quindi
può essere utilizzato in tutte e due le circostanze. Abbiamo le due piantine che già abbiamo visto e poi cominciano i quadri. I quadretti, quelli che mi intrigavano, quelli che ero curioso di vedere. Abbiamo due quadretti, abbiamo questo qui con queste decorazioni sempre sul bianco e sul nero. Allora, devo dire, quelli che mi piacciono di più sono questo. Questo qui è bellissimo. E poi abbiamo anche quello con i triangolini. Sì, direi questo qua. Questo e questo, questi due sono i miei preferiti. Mentre quest'altro è un po' diverso effettivamente. Ci sono... sembra tipo acquerello, delle macchie insomma. È fatto in questa maniera un po' particolare effettivamente. Che non è male, anche se si discosta un pochettino dallo stile Maxi Smash. Però comunque devo dire che è molto sfizioso. Poi abbiamo una cappa per la cucina, cosa che non utilizzo mai. Devo dire la verità, non utilizzo mai le cappe da cucina. Comunque hanno sempre i solitissimi colori. Abbiamo in versione piccola e in versione più grande. Poi abbiamo delle riviste People of Note. Come vedete abbiamo delle figure particolari. Abbiamo Penny Pizzazz, poi questo sim che non mi ricordo come si chiama, e poi abbiamo Daniela Alberghini. Questa mi piace, come vedete si legge proprio bella, è scritto in maniera tale che si legge. Poi abbiamo le luci. Allora abbiamo le luci, abbiamo questa qui più grande, effettivamente più lunga, che secondo me va meglio un pochettino per i negozi, non lo so in casa che effetto fa, effettivamente sarebbe da provare. E poi abbiamo queste qui che sono effettivamente quelle del gioco base però rimpicciolite. Sì, sono le lucine del gioco base però rimpicciolite in maniera tale da creare delle luci che danno meno fastidio. Poi abbiamo un frigorifero, un Fresconix, ecco qui il nostro frigorifero, che è effettivamente è semplicemente una versione con colori diversi, però è la versione che già è presente nel gioco base. Un Ice Stove Basic. No, è un forno! È un forno! Bello! Ok, questo staffo lo approvo. Solo per questo. Cioè ragazzi, vi rendete conto che cosa ha creato? Voglio vedere dopo se funziona. Dopo voglio assolutamente vederlo. E qui abbiamo un eye oven. Ah, no, pure questo. Cioè guardate il forno che è componibile con i banconi. Vabbè, basta, basta. Avete capito. Lo dovete scaricare questo pack, basta, lo dovete scaricare. E poi abbiamo un Ice Stove Deluxe. Ah ok, sarebbe il bancone con i fornelli inseriti. Ok, quindi sarebbe un bancone con i fornelli, va bene. E dopo voglio assolutamente vedere se funzionano, assolutamente. Poi vediamo un pochettino cosa ci rimane. Ci rimangono delle mensole con i libri già inseriti. E queste le apprezzo, così abbiamo... le mensole già decorate, sempre per effettivamente creare delle belle decorazioni da muro. Abbiamo poi dei cassettoni per la camera da letto. Ok, quindi gli ultimi oggetti sono dei cassettoni. Abbiamo il cassettone piccolo, il cassettone medio, no, il cassettone grande e il cassettone grande in formato più snello, in formato più stretto. I colori sono sempre quelli del letto, quelli dei banconi, sono sempre quelli. E questi erano gli ultimi oggetti di Modern Housewares. E sì ragazzi, questi qua sono gli oggetti di Modern Housewares Staff. Lo staff creato dai Logical Sims. Devo dire che soddisfattissimo. Ma in realtà mi lascia soddisfatto sempre i Logical Sims. E come vedete sono oggetti che effettivamente completano tutta la casa. Quindi uno speed build con tutti i suoi staff pack sarebbe davvero carino. Fatemi sapere se vi piacerebbe, perché secondo me è una bellissima idea. Allora, oggetti preferiti. Forse... effettivamente i fornelli e il forno componibili, perché sono un'idea geniale. Però anche tutti gli altri oggetti devo dire che non mi dispiacciono. Le mensole a L, i banconi che hanno questo design molto particolare. L'unico difetto che effettivamente ho riscontrato è la mancanza di tutte le forme degli armadietti, come avete visto prima. Quindi qualche pecca c'è, ma ovviamente non può essere perfetto, non fa niente. Magari vediamo se c'è qualcosa qui che ci è sfuggito. Magari pavimenti, muri, no. Non abbiamo niente, di solito lui li aggiungeva, però visto che questo staff è dedicato agli articoli per la casa, ovviamente non ci sono muri, pavimenti o cose del genere. Perfetto. Quindi, questi qui sono gli oggetti dello staff pack di Logical Sims. E adesso, a questo punto, voglio provare questo forno e questi fornelli. Quindi aspettate che porto dei sim qui e proviamo immediatamente questo forno e questi fornelli. E poi ci salutiamo. Ed eccoci qui in compagnia di Polly per provare i nuovi oggetti dello staff. E sì, ho scelto lei anche questa volta. Ovviamente stava piovendo, quindi ho dovuto cambiare il clima. Vabbè, si erano distrutti tutti gli oggetti, ma alla fine ho cambiato il tempo.
tempo, così possiamo guardare gli oggetti con tranquillità. Nel frattempo arriva anche un paparazzo. Ok, ciao, è passato anche attraverso il bancone. Allora, cuciniamo qualcosa. Magari cuciniamo una torta, perché solitamente per la torta utilizzano un po' di tutto. Ok, mi sta utilizzando il forno. Molto interessante. Mi ha fatto la torta. E voglio vedere anche un pochettino come funziona questo. Vediamo un po'. Fammi le frittelle. Questi fornelli. Vediamo se diventano rossi effettivamente. Oppure se è solamente funzionale ma non anche visivo l'effetto. Vediamo un po'. No, non si vede, però vabbè, dai. Secondo me ci sta benissimo, anche perché è bellissima come idea, quindi sono davvero contento di questa cosa. E perfetto, qui abbiamo anche una piccola lana che si sta avvicinando per mangiare. E va bene, quindi direi che con questa faccia strana di Polly direi che può essere tutto per questa recensione di Modern Housewares Stuff. Come sempre i Logical Sims non mi ha deluso minimamente. Consiglio a tutti voi di scaricarlo, però adesso tocca a voi. Fatemi sapere giù nei commenti se lo scaricherete e se effettivamente vi ha convinto, se volete provarlo eccetera eccetera. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E va bene, quindi direi che per questo video può essere tutto. Vi invito a iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like e a condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, muah, e buon Sims a tutti.